Buon pomeriggio, anzi buon tardo pomeriggio a tutti, perché per questo lunedì, per la rubrica Palcoscenico, abbiamo un grande, graditissimo ospite. Voi lo vedete collegato, io ve lo presento così, come la Jordan Family. Buongiorno! Buongiorno, ciao, ciao Marina, ciao. Allora, io ho detto la Jordan Family e i nostri ascoltatori vedono una persona. Che succede? Allora, diciamola bene, voi siete una vera e propria band, ok? Però tu sei il portavoce, quindi non potevamo avere di meglio oggi. Certo, sì. Ma sai, purtroppo i bimbi dormono, non sono riuscito a svegliarli perché abbiamo fatto tardissimo. Ecco il motivo perché, insomma, l'intervista sono solo io. I Volevo bimbi far in questo venire. periodo vanno lasciati proprio tranquilli, secondo me. Eh sì. Quindi ben venga, quel che vogliono fare fanno e tanto la chiacchierata possiamo farla io e te. Allora, partiamo Certo. bene però. Tu sei Angelo Giordano Angelo e Giordano. tutti ti conoscono. Beh, io mi conoscono, credo, come Pandemonium, e conosceranno qualche brano che ho scritto e qualche brano che ho fatto, insomma, negli anni passati. Ma senti, ma io per curiosità sono andata un po' a sbirciare, no? E ho Sì. scoperto che tu hai scritto la sigla di Mazinga Z. Sì, ho cantato Mazinga L'hai Z con cantata, scusami. sì, con un altro dei Pandemonium, il tassista dei Pandemonium, abbiamo cantato insieme. Abbiamo fatto anche Astro Kanga, poi ho fatto Piccola Lulu da solo. Vabbè, poi ho fatto due Sanremo, come sai, penso che lo saprai, Gianna Gianna con Rino Gaetano e Tu fai schifo sempre, un brano scritto da me sempre a Sanremo, un Ah, brano pensavo me lo stessi ironico. dicendo a me adesso. No, no, per carità. No, allora, a parte che sei un grande musicista, un grande cantante e Grazie. anche una persona davvero molto molto carina, io adesso con te vorrei scoprire cosa è successo un po' di tempo fa, perché tu Sì. hai tanti figli, hai sei figli. Sì, vedo che sei aggiornata, però Ma non va, sei io mi aggiornata. sono fatta un po' i fatti tuoi, cioè. Sì, sei aggiornata per l'Italia, ma non sei aggiornata per l'America, perché anche in America ho due figli, due figlie. Accidenti, ma è uno scoop, no! No, 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 no. Guarda, io ho in America due ragazze che una fa lo stesso mestiere mio, canta, insomma, scrive e collabora con Vasco Rossi. E poi vabbè, l'altra ragazza, anche lei, si è laureata e vive in America, insomma, vivono tutte e due in America. Allora me ne ero persa due io. Eh sì, perché io diciamo che adesso parlo soltanto della famiglia allargata qui per quanto riguarda Jordan Family, di loro, insomma, sai, loro hanno una vita a sé, ecco. Diciamo Invece che qui hanno un da percorso un po' diverso, è sì, così, hanno un sì, percorso diverso, sì. ci sta. Ecco, Senti, sì. ma io ho visto questo, andiamo al mare. Sì. Ma com'è nata questa cosa? Io so che è tutto partito da tuo figlio, Da Andrea, sì. da Andrea, Sì. che si è inventato una mattina. Ma guarda, lui voleva andare al mare, allora stavamo in macchina. Questa è la verità, perché alcune cose. E cantava questo brano, no? Andiamo al mare, andiamo al mare. Io faccio, Andrea, ma che cos'è questo brano? Dice, no, papà, lo sto inventando io. Capito tu? Lo sto inventando io. Ho detto, lo stai inventando tu. Io ho detto, ma sai che è un pezzo bellissimo questo, anche se è una canzoncina, insomma, è fra bambini e grandi, abbraccia tutti e due, no? Perché è un pezzettino, cioè non è una canzone, però è orecchiabile, sai, quelle cose che ti prendono subito, no? Ma diciamo che io l'ho ascoltata Sì. e ovviamente ti rimane questo Sì. ritornello nell'orecchio. E poi è carino perché alla fine coinvolge tutti i familiari. Con chi Certo, ci sì. andiamo al mare? Con che zio oggi? Sì, infatti. Allora, guarda, la famiglia, io la chiamo famiglia allargata, sono dei miei amici che cantano e suonano, che sono sempre quelli che noi organizziamo le cene, le cose. E allora, da amici, qualcuno è professionista, ma altri, diciamo, lo fanno per hobby. E
E allora niente, Per hobby e cioè, per passione, è perché per io direi che passione, sì. quello che muove il mondo è la passione e tutto quello che c'è dentro in questa canzone, a mio avviso, perché un bimbo che cresce all'interno di una famiglia che è fatta di musicisti, perché anche tua moglie scrive testi di canzoni, Sì. non poteva che avere questo animo sensibile verso la musica, quindi non poteva venire meglio. Certo, sì. Ma comunque, appunto, ti stavo dicendo, questo brano è nato così. Poi, per la pandemia, abbiamo pensato di realizzarlo, perché sai, non c'era niente da fare, una cosa e un'altra, abbiamo avuto questo problema. Dirlo così. No, no, vabbè, ma guarda, io a parte il brano, ho realizzato altri due CD perché io sono il sax e il flauto e ho fatto un CD di flauto, tutti i brani più famosi dei Beatles e di sax e brani napoletani classici. Ma appunto, Bellissimo. ma non è che abbiamo fatto il brano perché non avevamo niente da fare. In effetti, Ah. No, era. diciamo che questa pandemia è stata un po' penalizzante all'ennesima Certo. potenza per tutto il mondo, ma nell'ambito della cultura, della musica, ha fatto far fatica, mettiamola così, Sì. perché uno, il contatto col pubblico manca ed è una cosa orrenda per uno No, no, sì, questo sì. che si occupa di musica soprattutto, e poi anche per lo stesso musicista che si è ritrovato un po' rinchiuso, forse, no? Ecco, infatti, col fatto che eravamo rinchiusi, avevamo più tempo per realizzare e io ho anche lo studio di registrazione, perciò mi sono ritrovato in una maniera positiva per poter realizzare i brani. Ecco perché alla fine abbiamo realizzato anche Andiamo al mare. E Andiamo al mare è un'idea che poi, non so se tu hai letto, dedicato a chi non ce l'ha fatta, è anche un modo, come dire, la libertà dopo il Covid. I bimbi che vogliono andare al mare, le persone che vogliono uscire, ecco, che vogliono dimenticare la pandemia e andiamo tutti al mare, uscendo Diciamo che il fuori mare dà proprio un senso di di libertà, di libertà, poter fare certo, sì. quello che uno desidera, ma anche in uno spazio aperto da condividere con gli Certo. altri, cose che fino adesso c'è stato un po' vietato, giustamente, per l'attenzione a tutte le varie normative, però insomma, soprattutto visto da parte dei bimbi, secondo me è stata una bella forzatura. E Beh, quindi certo. vedere anche questi bambini in copertina mi è piaciuto da morire, perché rendono proprio l'idea della voglia di essere liberi finalmente di tornare alla normalità. Sì, Ma sì, sì. so che in questa cosa è stata coinvolta anche la sorellina di 8 anni, Valeria, Valeria. sì. 7 anni, Che parte Valeria, ha sì. fatto lei? Perché l'ho vista che cantava. No, no, lei canta insieme ad Andrea, sì. E lei poi, guarda, una cosa. No, allucinante, insomma, tu pensi a lei adesso, col fatto che il fratello ha avuto questa idea del brano, si è fatta venire un'altra idea, cioè di un altro brano che Hai ragione, ma che stiamo indietro qui? Si può mica. infatti ogni tanto mi fa: papà, mi canti il brano quello mio, mi canti il brano quello mio, che ancora è da realizzare, insomma, Quindi ecco. non spoileriamo niente, sarà tutta una chicca nuova, Certo, sì. Senti, io vi ho visto poi nel videoclip, che è divertentissimo, perché in realtà te lo dico proprio così, siamo abituati a dei videoclip dove ci sono queste cose tipo donne pazzesche, tutte in Sì. posa, uomini che sembrano usciti da chissà che volume fotografico. Lì si vede la persona, l'umanità, ma anche la bellezza della differenza tra le persone. E mi fa morire quando vi vedo passare uno per uno con gli strumenti musicali. Sì, Cioè, hai gli visto? ascoltatori non l'hanno visto, ma devono andare a vederlo perché è strepitoso, eh? Guarda, io tutte le volte che lo guardo, anche se il montaggio l'ho fatto io, tutte le guardo e rido, rido Strappa un perché sorriso, è vero, è verissima questa cosa, è proprio vera. c'è quella cosa appunto della spontaneità delle persone che loro, ecco, l'hanno fatto.
Ecco, la famiglia non hanno mai fatto cose del genere, anche se suonano per hobby, però è la prima volta che hanno fatto un video, ecco. Li Chissà abbiamo come sono ripresi. contenti ora, perché gli amichetti li Felicissimi. fermeranno per strada, poi gli diranno: ma tu hai fatto un video? Perché adesso è così, ormai è virale Sì. la cosa, no? Quindi, cioè, che è Ma successo a questi stamattina... bimbi? Eh sì, stamattina avevo invitato anche, non so se quel signore alto alto sul video che suona la mandola, lui fa il maresciallo dei vigili urbani Non lo sapevo! e suona la mandola. E allora ieri sera eravamo insieme, gli ho detto vieni domani mattina che facciamo un'intervista. E purtroppo lui è in caserma e non può, e non ha potuto Allora, partecipare a questa diciamo che cosa. lo ringraziamo comunque perché facendo il suo lavoro ci sta proteggendo tutti, quindi sta facendo un ottimo lavoro, meglio lì che a fare Beh, l'intervista. Però certo. non lo sapevo, eh. Io non lo sapevo davvero. Sì, ma guarda, ci sono delle per esempio il tastierista che tu vedi sul video è Sì. un grande professionista, è un grande Roberto Russo che ha vinto due dischi d'oro, insomma, però lui lavora dietro le quinte come me adesso, come musicista. Perciò voglio dire, ci sono delle persone che suonano per strimpellare, per divertirsi. E ci sono le persone che sono anche professionisti, come lui, come Diciamo Mario. che sotto la vostra guida è uscito un gran bel lavoro, Sì, nel senso sotto la guida che mia e di Roberto Russo, che sarebbe appunto l'arrangiatore insieme a me del brano. perché ovviamente c'è tutta una regia ufficiale, Sì. diciamo, di professionisti che ha coordinato anche persone che non lo fanno di mestiere, ma Certo, ma il connubio è stato veramente bellissimo. sì, ma infatti guarda, c'è un punto sul video che vedi una marea di persone, quelle persone sono quelli che hanno partecipato a cantare, Ma perché aspetta, c'è... quelle sullo scoglio? Sì, bravo. È bellissimo quello, con lo Le scoglio nel mare. Ho detto no, ma vorrei andare lì. mie... Sì, lì siamo a Santa Severa, Castello di È Santa Severa, bellissimo. E che è un poi, posto esatto, bellissimo. rende l'idea di un lavoro fatto in team, di una dedizione dove tutti hanno contribuito con quello che sapevano fare, e quindi è bellissimo, veramente bello. Sì, infatti, guarda, l'ultima cosa ti dico, queste persone, eravamo una ventina a fare tutti i cori di Andiamo al Mare, tutte persone che praticamente si sono ritrovate in uno studio di registrazione dove non c'erano mai stati. E Ma è chissà che uscita fuori. E emozione! come no, insomma, sono felicissime di aver fatto questa cosa perché loro l'hanno fatta, insomma, da persone normalissime che non fanno questo lavoro, non fanno questo mestiere e si sono ritrovate a cantare un brano che oltretutto, come hai detto tu, è molto orecchiabile, che rimane. Senti, facciamo una cosa. Io l'avrei chiesto ai tuoi bimbi, ma visto che loro non ci sono, Sì. che ne dici di accennarmelo? Si Come può? io posso accennare? Ho una voce un po'. Andiamo al mare, andiamo al mare, con zio Gino, dove c'è il mare più blu? Questa è la frase. Fantastico! E qui partono gli applausi, ovvio. Guarda, questa è la frase che ha inventato Andrea. Poi da qui io poi ho realizzato tutto il brano. Però è questa è la frase che conta, andiamo al mare, questa qui. Allora, io ti ringrazio per la chiacchierata di oggi perché è stato veramente interessante incontrarti. Vi faccio, perché lo dico alla Jordan Family, non solo a te, alla Jordan Family, i miei migliori auguri per proseguire in questa strada, in questo cammino. Aspettiamo la chicca con Valeria, Ok. perché io tifo un po' per le donne. Ma è anche giusto. Va Allora, bene, ti intanto ringrazio. Sì, grazie di vero cuore e poi spero ci sarà occasione di ritrovarci, di risentirci, magari davvero con Valeria, con Andrea, con tutta la Jordan come Family e magari perché no dal vivo. no, anche va bene, va bene. Ok? Oppure magari di pomeriggio, come adesso.
che loro ancora non sono in condizioni Diciamo che fisiche. troviamo un orario più consono ai Ecco, eccola là. bambini, eh? Che Certo. dici? Perché la Sì. mattina presto, troppo presto, la sera è un po' troppo Il tardi. pomeriggio è un po' troppo tardi, perciò è un orario che sia consono con me. Va bene, Aggiudicato Marina, così allora. io ti ringrazio e saluto anche i radioascoltatori di Radio Bruno. Radio Bruno, ho indovinato, sì? Eh sì, siamo proprio noi. Radio Bruno Brescia per la precisione, Radio con la Bruno nostra Brescia. rubrica palcoscenico dedicata solo a grandi personaggi e a interviste molto, molto interessanti. Grazie, a Ti presto! ringrazio Marina, ciao, ciao, ciao. Ciao!